Ormai si sa, il web ha tanti lati positivi, ma è anche un velocissimo mezzo di diffusione delle bufale. Basta poco, infatti, per far sì che una notizia falsa oppure un semplice fotomontaggio rimbalzino di sito in sito, diffondendosi a macchia d'olio sulla rete. Spesso le bufale hanno le gambe corte e vengono presto smascherate, ma nel frattempo gli autori dello scherzo si sono divertiti alle spalle di utenti addetti ai lavori e, volente o nolente, non possiamo che far loro un applauso per il tranello ben riuscito. Il Washington Post, analizzando le parole più ricercate su Google, ha deciso di stilare una classifica delle peggiori bufale del 2014. Il sito ne ha scelte ben 15. Noi vi proponiamo le 5 più virali. Partiamo dalla giovane Alicia Hasler, in arte Jasmine Trideville, che a settembre fece impazzire il web con i suoi 3 seni, dichiarando di essere pronta ad essere la protagonista di un reality show. Ovviamente tutto falso, il terzo seno infatti era semplicemente una protesi. Al secondo posto troviamo le presunte foto hackerate di Emma Watson nuda, che non esistono, mentre al terzo posto c'è il video virale di un esperimento in cui delle donne ubriache approcciano giovani ragazzi. Il filmato si è rivelato essere stato studiato a tavolino. E infine chiudono la top 5 la bandiera bianca sul ponte di Brooklyn, fatta passare come qualcosa che avesse a che vedere con i ciclisti dell'account Twitter Bicycle Lobby, mentre era opera di 2 artisti tedeschi, e la storia della bambina cacciata dal KFC a causa di una vistosa cicatrice sul viso. Il racconto si è rivelato falso, ma la storia ebbe comunque un lieto fine, visto che alla bambina vennero fatte donazioni per permetterle un intervento di chirurgia plastica.